Il viaggio di Matteo Ricci nella provincia italiana a cena a casa delle famiglie è diventato un libro presentato sabato nella chiesa del suffragio del Centro Arti Visive Pescheria. Pane e politica è il titolo di un viaggio post-elettorale su errori e ricette per la rivincita e la rinascita del centro-sinistra. Beh, sicuramente il pane dà il senso della concretezza e della condivisione. Queste cene sono state un momento di condivisione, di discussione, di partecipazione vera, che al tempo stesso è diventata una partecipazione digitale attraverso la diretta con i miei canali Facebook, e quindi anche un bel esperimento di comunicazione nuova, reale, che tiene insieme la comunicazione calda con la comunicazione digitale. E poi un viaggio nella provincia italiana, quella che ci ha voltato le spalle, e da queste famiglie sono emerse tante proposte dalle quali ripartire per un nuovo centrosinistra pane politica, che è un termine con il quale tanti magari negli anni mi hanno catalogato, magari pensando di offendermi. Invece per me essere cresciuta pane politica è una virtù molto utile in questa fase del paese. Io non credo alle persone che si improvvisano, penso alle persone che si misurano coi problemi, che lavorano, che si danno da fare e che magari passo dopo passo si prendono responsabilità più grandi. Un contributo al centro-sinistra, perché le prossime elezioni europee saranno fondamentali e dobbiamo avere l'ambizione di poter concorrere ad essere il primo partito italiano. Da Matera Legnano, da San Gimignano a Grotta Ferrata, passando per Torino e Faenza, il viaggio a pane politica di Ricci pensa alla ripartenza del centro-sinistra fondandola sull'unità e sulla vicinanza ai problemi della cittadinanza. Un'unità, io ho parlato di una competizione cooperativa, perché le forze di opposizione, se saranno divise, faranno solo il gioco della Meloni, eppur andando ognuna per sé alle elezioni europee, perché è un'elezione proporzionale, bisogna fare delle battaglie comuni, come si è fatto sul salario minimo, sulla sanità pubblica, contro l'autonomia differenziata che divide il Paese, contro il premierato che rivede l'equilibrio dei poteri, quando invece basterebbe una nuova legge elettorale se si vuole avere maggiore governabilità. E quindi sono tanti temi sui quali le opposizioni possono essere unite, e poi si competerà per le elezioni europee. Però se non ci sarà un'unità di base, gli elettori continueranno a scegliere il centrodestra. Al fianco di Ricci, alla presentazione del libro, il punto di vista della senatrice Ilaria Cucchi e del giornalista Andrea Vianello, in un incontro moderato dal vice direttore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Matteo Ricci ci dà un esempio enorme, dobbiamo imparare da lui, andare sì in piazza ma tornare nelle case della gente, tornare in mezzo alla gente, capire quali sono le esigenze delle persone, i motivi per i quali ormai le persone normali, comuni, non credono più nella politica e nei politici. Dobbiamo prendere esempio da Matteo Ricci e anche fare un atto di umiltà, saper riconoscere i nostri errori e ripartire dalle basi, da quelli che sono poi i principi, le fondamenta della sinistra, ripartire da lì e ricostruire insieme un percorso che ci veda uniti in quelli che sono i nostri valori. La cosa più importante è proprio partire dal territorio, perché poi credo che la politica, un po' come scrive il libro di Ricci, che è pane e politica, si consuma soprattutto in vicinanza, e quindi probabilmente la sinistra in particolare, che ha una vocazione più vicina al territorio e alla vicinanza, potrebbe proprio ripartire sui territori. Sicuramente il centro-sinistra e il PD devono ritrovare le parole giuste e i temi giusti. Questo penso che sia il tema principale per la nuova segretaria Elly Schlein e per la sua squadra. E in questo senso penso sia capitale l'azione dei sindaci. Matteo Ricci l'ha sottolineato più volte, serve un forte impegno che parta dal basso, dal contatto con i cittadini. Quello che ha perso soprattutto il centro-sinistra ed è emerso fortemente alle ultime elezioni è proprio il contatto con la popolazione. Pesaro in questo senso è l'ultimo capoluogo amministrativo estratto dal centro-sinistra nelle Marche, e questo dimostra che sicuramente anche in questa regione il centro-sinistra ha bisogno di ritrovare un dialogo con i suoi elettori, quello che probabilmente è mancato con le giunte precedenti.